Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza rimandare tutto al 2022. Insomma, vi è piaciuto questo PlayStation Showcase? Ieri in live eravamo parecchi e io mi sono divertito tantissimo, però lo show mi ha convinto relativamente. In questo video quindi faremo un rapido riassunto di tutto quello che è stato annunciato ieri durante il PlayStation Showcase e poi ne discuteremo insieme nei commenti. Ma non è tutto, perché c'è anche un'altra notizia clamorosa. Una puntata ricchissima, insomma, perfetta per chiudere in bellezza la serata. Prima di iniziare però, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. L'obiettivo è quello di riuscire a prendere più like di quanti avvisi per violazione del copyright mi sono arrivati a causa della live di ieri sera, e vi garantisco che non sono pochi. A proposito, se volete darmi un aiuto gigantesco, potete abbonarvi al Poreon, il Patreon dei Poracci, e finanziare così direttamente la realizzazione di questi video. Trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Metroid Dread e vi devo segnalare alcune cose, ma tranquilli. Non farò spoiler di nessun tipo e non mostrerò immagini dell'ultimo filmato, soltanto il trailer del reveal iniziale avvenuto durante l'E3. Questo perché so che molti di voi vogliono arrivare al gioco in blind totale. Per chi invece volesse vedere questa corposa anteprima, fatevi un favore. Guardatevi la versione inglese del trailer, che oltre a presentare una voce narrante che spiega le varie feature del gioco, è anche più lunga rispetto a quella caricata sul canale di Nintendo Italia, che è una versione editata un po' male che rende molto meno il livello di spettacolarità dell'azione. È uscito anche il nuovo articolo sul sito ufficiale, il settimo, che questa volta esplora la storia di Chozo. Hype ne abbiamo? Ieri LEGO ha annunciato il bellissimo set ispirato a Super Mario 64 e mentre il cubo si appresta a fare il suo debutto il prossimo mese, il sito inglese di LEGO ha indicato, come presto fuori dal commercio, tre set appartenenti alla prima ondata a tema Mario. Una volta che saranno esaurite le scorte, il Boomer Bill Barrage Expansion Set, Womp's Lava Trouble Expansion Set e il Builder Mario Power Up Pack spariranno dal commercio. Se siete dei collezionisti che vogliono il full set, fossi in voi mi darei una mossa. Poi uno dei grandi assenti del PlayStation Showcase è stato Crash. C'era molto hype intorno a un potenziale reveal del Wumpa League, il titolo PvP ormai teaserato da circa un anno. Lo sapete cosa contenevano i misteriosi gadget inviati a vari influencer? Delle caramelle. Altro che indizi sul nuovo gioco. Però in un video celebrativo pensato per i 25 anni della serie, i ragazzi di Toys for Bob hanno confermato che presto ci saranno delle novità riguardanti Crash, quindi la speranza non è ancora svanita. Però datevi una mossa, su! E passiamo alle notizie del giorno. Il PlayStation Showcase è stato sicuramente un evento interessante, ma diciamocelo chiaramente. Ha sofferto di alcuni cali di ritmo mostruosi e non ha risolto il più grande problema dell'utenza PlayStation 5. Cosa giocheremo sulla console Sony in questo 2021? Ripeto, i grandi annunci ci sono stati e sono convinto che tanti giocatori avranno trovato soddisfazione in reveal specifici, ma i 40 minuti di presentazione non sono stati sfruttati in modo ottimale. Ovvio che con tutto l'hype che si era generato intorno allo showcase, difficilmente avremmo visto tutto quello che i rumori ipotizzavano, ma le produzioni interne dei PlayStation Studios avrebbero meritato molto più spazio, piuttosto che essere compresse negli ultimi 5 minuti di video. Per me la prima parte dello showcase la possiamo dividere in tre blocchi differenti: le gradite sorprese, i gameplay ridondanti e gli approfondimenti necessari. Nel primo blocco ci metto senza ombra di dubbio il remake dello storico GDR KOTOR, di cui purtroppo abbiamo visto solo un teaser, l'approfondimento su Project Eve, clonazzo di Bayonetta che nonostante sia stato già svelato qualche anno fa ha un grande potenziale di diventare un ottimo hack and slash per gli amanti degli hentai, e la remaster di Alan Wake che, non nascondo, è stato per me il momento più emozionante della serata. Sì, lo so, sono un boomer dai gusti molto particolari. Nel secondo blocco purtroppo ci finiscono gran parte degli annunci. Inspiegabile la presenza di Deathloop, gioco che praticamente ci hanno mostrato ormai per intero, evitabile poi lo spin-off di Borderlands già visto alle 3 di quest'anno, così come un altro trailer di GTA 5 versione next gen, Rainbow Six Extraction che continua a non convincere nonostante provi ad appigliarsi al brand di Siege, così come il Battle Royale Blood Hunt già disponibile free to play in accesso anticipato su PC, e per chiudere Guardians of the Galaxy già ampiamente visto durante la presentazione Square Enix di qualche mese fa. Niente insomma in grado di movimentare una presentazione che aveva bisogno di conferme importanti per questo 2020, ma che si è ritrovata a rimandare all'anno prossimo anche delle potenziali facili hit invernali come GTA
5. Bene, se non altro, il terzo blocco, quello degli approfondimenti necessari. Ottimo il gameplay di Ghostwire Tokyo, gioco ancora avvolto nel mistero, ma che lascia intravedere un grande potenziale, e Forspoken, che mi sento tranquillo nel definire il secondo tentativo di confezionare un Final Fantasy open world, però fatto bene. Insomma, Final Fantasy 15-2. Ma anche qui se ne riparla l'anno prossimo, nulla all'orizzonte per PS5 nei prossimi mesi. E arriviamo alla parte dei PlayStation Studios, un vero peccato che Naughty Dog non sia stata pronta per ufficializzare Factions e che piuttosto che dare spazio a The Last of Us Parte 2 si sia scelto di ripescare Uncharted con una remastered del quarto capitolo e la sua espansione, in arrivo, come vociferato già da qualche settimana, anche su PC. Mi domando quale sia il senso di spingere su un episodio così inflazionato e già giocabile in retrocompatibilità su PS5, oltre al fatto che viene già offerto gratuitamente all'interno della PlayStation Plus Collection. Molto bene che sia stata mostrata la data di uscita di Gran Turismo 7, un'importante conferma all'interno della lineup PlayStation, e anche il fatto che sembra sia ritornato parecchio contenuto dedicato al single player. L'unica cosa che non mi ha convinto appieno è la qualità grafica del titolo, che sembra risentire enormemente, soprattutto nella realizzazione dei tracciati e degli scenari, della sua natura cross-generazionale. Discorso diverso per Insomniac, che a questo punto possiamo affermare con tranquillità sia la vera salvezza di Sony in questi primi anni di PS5. Dopo aver tenuto in piedi il primo anno di commercializzazione con Miles Morales e Ratchet & Clank, il team ha svelato due titoli ambientati nell'universo Marvel, ovvero Marvel Spider-Man 2 e Wolverine. Del secondo abbiamo visto praticamente un teaser del teaser, di Spider-Man invece abbiamo un accenno di trama, una data generica, 2023, e la conferma che non si tratterà di una produzione cross-gen. A questo punto sono proprio curioso di vedere come riusciranno a sfruttare al meglio l'hardware della nuova console Sony, ma anche qui, per apprezzare il lavoro dei ragazzi di Insomniac, ne dovrà passare di tempo. La chiusura con God of War era dovuta, e secondo me è un po' ingenerosa la freddezza con cui è stato accolto questo trailer. Essendo il seguito diretto di uno dei più importanti reboot dello scorso decennio, era un po' azzardato aspettarsi un cambiamento radicale con Ragnarok, soprattutto se pensiamo che si tratterà di un titolo cross-gen. Quello che è stato mostrato è esattamente quello che voleva gran parte della fanbase, un titolo certamente meno di impatto rispetto al predecessore, ma che riprenderà esattamente dove si era interrotta l'avventura di Kratos e Atreus. Ragnarok sarà un gioco meno epocale, ma ha il potenziale per sistemare tutti i difetti del primo capitolo e proporre un'esperienza magari meno rivoluzionaria, ma sicuramente più completa e coerente. Anche il cambio di director è emblematico in questo senso. Il passo indietro di Cory Barlog mi fa pensare che verrà scelto un approccio molto conservativo. Il problema è che sarebbe servito almeno uno straccio di data, ma anche per Ragnarok rimaniamo appesi a un generico 2022. Quindi per me la conferenza si salva. Sony ha mostrato molto, ma ha detto poco. Si sarebbe potuto fare di più. E voi cosa ne pensate, poracci? E chiudiamo la settimana con un rumor potenzialmente clamoroso. Secondo alcune indiscrezioni, il modello base di Nintendo Switch starebbe per ricevere un taglio di prezzo sostanzioso. Ok, calmi, respirate e cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Secondo il profilo Twitter francese Nintendallers, Nintendallers. Ho vissuto in Francia. La Switch base starebbe per ricevere un sostanzioso taglio di prezzo a partire da lunedì prossimo. Secondo il leaker si tratterebbe di un'iniziativa di Nintendo Francia, ma è facile ipotizzare si tratti di una manovra a livello europeo e che coinvolga in un modo o nell'altro anche gli altri grandi mercati. La Switch base abbandonerebbe il suo prezzo iniziale che l'accompagna dal lancio del 2017 per passare da 330 euro a 270, un taglio netto di ben 50 euro. Facciamo 60, va. Un taglio netto di ben 60 euro. Una mossa che, lasciatemelo dire, non sarebbe così impossibile da ipotizzare. Facendo così, Nintendo preparerebbe il terreno all'arrivo di modello OLED, che si piazzerebbe nel mercato come alternativa premium alla Switch base, ancora abbastanza distante dal modello Lite. Ed è possibile ipotizzare che col tempo OLED vada ad occupare proprio lo slot dei 330 euro e la Switch che conosciamo oggi finisca fuori produzione, rimpiazzata da un modello che alla fine è una revisione soft dell'hardware originale. Il discorso fila, sarebbe anche un bel colpaccio per chi vuole entrare nel mondo della console ibrida, ma si sa, con Nintendo mai dire mai.
Voi, in ogni caso, se avevate intenzione di comprare la console nel weekend, aspettate un attimo, non si sa mai. E questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Ora scusatemi, ma io vado a nerdare duro su Wario. Voi fate i bravi, riposatevi e ci rivediamo lunedì. Io sono il Poro Ragna, Michele Rock. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Nuovo trailer di Metroid Dread. Io non mi sono messo il microfono, madonna che rinco... Mamma mia!